Sono con Marco Petroni davanti al Cinema Palazzo di San Lorenzo per la prima presentazione del suo libro San Paoli siamo noi, un saggio sul quartiere di San Paoli ad Amburgo in Germania, sul tifo e su un certo tipo di antagonismo. Petroni, ho pensato che fosse il caso di raccontare anche in Italia una storia sicuramente anomala, cioè quella della tifoseria del San Paoli, una tifoseria che nasce sostanzialmente intorno alla metà degli anni 80 ad Amburgo, in un quartiere come quello di San Paoli che storicamente ha rappresentato, diciamo così, un focolaio di resistenza durante l'ascesa del nazismo, lotte dei portuali già dalla fine dell'Ottocento nei confronti dello sfruttamento capitalistico, e in un periodo di declino assoluto, quale appunto il periodo degli anni 80, un gruppo di militanti politici appartenenti all'autonomia tedesca decide di occupare dei palazzi vuoti in riva al porto sulla Hafenstrasse. Dopo un breve periodo, diciamo così, questi militanti scoprono che all'interno del quartiere c'è uno stadio di calcio nel quale gioca un'anonima squadra di serie B che ha sempre militato tra la serie B e la serie C, e che, diciamo così, è seguita da poche centinaia di persone, per lo più vecchi portuali di Amburgo. Il discorso è che nel corso degli anni questi tifosi prima hanno rivoluzionato, diciamo così, anche il modo di tifare in tutta la Germania, perché in quel periodo di cui facciamo riferimento prima, cioè la metà degli anni 80, è anche il periodo nel quale in Germania fanno il loro ingresso all'interno degli stadi esponenti dell'estrema destra neonazista. La bandiera dei pirati del San Paoli, diciamo così, rappresenta proprio un ostacolo e un prendere le distanze da quel mondo. E poi nel corso degli anni il protagonismo dei tifosi si allarga fino ad arrivare all'interno delle strutture societarie. L'importante attività politica di questa nuova tifoseria sta nel fatto che sono riusciti i tifosi del San Paoli a imporre alla società delle regole contro il razzismo e contro qualsiasi tipo di discriminazione. Cioè, l'esperienza dei tifosi del San Paoli ci racconta prima di tutto un'esperienza di soggettività. Il San Paoli era una storia di una squadra diciamo di estrazione proletaria, una squadra degli anni 30 è stata anche chiacchierata dal punto di vista delle relazioni col potere nazista, ma a un certo punto la passione calcistica fine anni 70, inizio anni 80 si è incrociata con una composizione sociale fatta di autonomi, punk, occupanti di case, che tenevano insieme due facce della stessa medaglia, cioè passione calcistica e capacità di esprimere questa passione calcistica con degli ideali, con dei valori, e tenendo insieme appunto voglia di tifare, voglia di vedere la propria squadra vincente, ma anche una qualità del tifo che stava dentro un ragionamento politico generale. La sfida del San Paoli è lanciare una sfida sulla società, sull'aggregazione dentro il calcio professionista, insomma è una sfida di contropotere reale, non finto. E siamo anche orgogliosi che, insomma, uno dei nostri, un ragazzo come Marco, abbia puntato la lente con veramente ottima maestria su questo tema. Insomma, questo libro io credo che resterà. Io penso che la qualità principale è lo sguardo di Marco, che è uno sguardo da storico, uno sguardo da inchiesta sociologica, ma anche uno sguardo partecipante. Io scrivo a prova di lacrimogeno, Marco conosce le persone, conosce i tifosi, partecipa in prima fila anche a momenti conflittuali ed è un conoscitore e appassionato di calcio, non è un sociologo esterno che va con la lente di ingrandimento a capire che accade esternamente, ne partecipa in prima persona, e penso che questa esperienza può essere utile anche per le tifoserie e per quelle persone che vogliono immaginare un calcio diverso. A volte non si capisce dal punto di vista di San Pauliano perché la gente fuori, per esempio in Italia,
si guarda con gli occhi che brillano a quello che noi realizziamo nel quartiere. E per me è sempre stato molto importante discutere con Marco sul mondo ultra, sulle tifoserie, su tutto che succede. Ho gran rispetto per quello che ha realizzato Marco, perché l'ho conosciuto 10 anni fa a Terni, quando ci siamo incontrati ad un torneo antirazzista, e da lì nasce un'amicizia, una compagnia che sono davvero fiero di essere oggi ospite della sua prima presentazione, di far parte anche di quella storia del libro che ha realizzato. Sì. Da bambino, quando cominci a interessarti al calcio, ad Amburgo ci sono due squadre grandi, diciamo, tu devi scegliere, vai allo stadio con gli amici dell'Amburgo o da San Paolo. Io ho scelto San Paolo, per fortuna, e poi vai allo stadio per guardare il calcio, ma dopo qualche tempo realizzi che è diverso di essere un tifoso del San Paolo, è più dello sport. In Italia le società di calcio sono delle aziende, sono delle SPA, mentre invece in Germania tutte le società di calcio, dalla prima, dal Bayern Monaco fino all'ultima, sono delle associazioni registrate, il che significa che queste società, queste associazioni sono controllate dai tifosi, che sono anche soci del loro club, e quindi hanno diritto di voto, e se riescono ad organizzarsi politicamente riescono a dettare la loro linea, riescono a imporre al presidente del club le loro scelte.